Daddy, ex concorrente di Amici 20, ha rilasciato una curiosa intervista in cui ha fatto un'importante confessione. Ecco di che cosa si tratta. Nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, uno dei protagonisti principali è stato Daddy. Il ragazzo, che ha sempre fatto il barbiere e cantava nella sua cameretta, ha provato a fare i provini per il talent di Canale 5 ed è entrato con una sfida. Non solo, ma è anche riuscito ad arrivare in finale. Nella scuola ha anche trovato l'amore iniziando una storia con Rosa di Grazia e i suoi singoli hanno conquistato diversi dischi d'oro. Adesso si sta godendo il suo successo dopo il programma, ma in una recente intervista ha confessato di sentirsi ancora molto spaesato. Ecco qui di seguito tutti i dettagli. Nella scuola di Amici Daddy ha incontrato molte difficoltà. Non aveva mai studiato canto e all'inizio si è trovato a contatto con una dura realtà, ma con i mesi i miglioramenti si sono visti, tanto che è riuscito ad andare anche in finale. Tuttavia, una volta uscito dal programma, a fronte di un grandissimo successo ci sono stati anche dei problemi. Ne ha parlato lui stesso in una recente intervista a Team Music su Instagram in cui ha confessato di sentirsi a volte ancora spaesato e un po' solo. Ecco le sue parole. Sto bene, ma sono ancora tanto spaesato. Ci sono momenti in cui mi sento solo, dinamiche che creano solitudine. Il cantante si riferisce al fatto che agli in-store si vedono tantissime persone e riceve tanto affetto. Ma poi quando alla sera torna in albergo è completamente solo. Almeno nella scuola erano in compagnia e una cosa che gli manca tantissimo è quella di studiare tutti i giorni. Anche adesso lo sta facendo, ma nella scuola i ritmi erano più serrati e si preparava uno show ogni settimana. Adesso, tra i suoi desideri, ci sarebbe la voglia di collaborare con alcuni artisti tra cui Emma Marrone, Elisa, Annalisa, Giorgia e Alessandra Amoroso.